International è il progetto vincitore del bando Boarding Pass Plus del MIC, il Ministero Italiano della Cultura, ed è un progetto che ha come capofila la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, 6 partner italiani, 8 partner internazionali. Obiettivo: internazionalizzare le carriere dei giovani artisti e organizzatori, in particolare attraverso 2 filoni: lo sviluppo della creazione in site specifiche e la cura per la produzione di danza in video. Ci sono diverse tappe del progetto, un po' in tutta Europa, nei festival dei nostri partner. E l'obiettivo è quello di condividere il sapere dei partner, di fare delle esperienze pratiche all'interno dei loro festival, ma anche di visitare queste realtà internazionali che consentono di aprire nuovi orizzonti e di attivare nuove belle collaborazioni. Consiglierei a un giovane professionista di partecipare al programma Be International, perché è un'ottima opportunità, anzi direi che è un'opportunità unica per un'internalizzazione della propria professione, per portare immediatamente in un contesto internazionale la propria giovane, ancora recente esperienza professionale, perché permette di incontrare contesti e professionisti internazionali, sia senior che junior, lavorando appunto attraverso la creazione site specifiche e anche la creazione video, che comunque sono molto legati ai luoghi dove gli artisti andranno ad operare. I have seen a lot of very interesting collaborations coming out of festivals such as Be International, where you can meet a lot of other performers, a lot of other artists, and find someone that connects with you. And finding someone that connects with you in creation of artistic objects is something really, really interesting. So when you come to a festival, it is important to be open to the others and to try to find some matches. Allora, lo consiglierei e lo consiglio vivamente, perché penso che sia una grande apertura a delle nuove possibilità. Oggi penso che un artista debba veramente ampliare il proprio scenario in vari campi, essere preparato in molte discipline come la videodanza, fare dei video, oppure questa cosa anche di cimentarsi nel circo contemporaneo. Quindi penso che questa sia la base per rendere un artista il più completo possibile, e questo possa anche permettere di capire qual è il proprio skill migliore per indagare su questo. First of all, you can't be an artist in contemporary art without being international, especially in arts form which are not verbal, so no language barrier. It doesn't exist a company with only one nationality inside. So Be International is a real huge urge for artist development. So go internationally, go abroad, go to gain cultures and know-how with others. It's a must. The second thing is that Be International is also a network of producers that can also promote your work and can show your work in their venues, support the development of your work in their venues. So it's a huge also network possibility for you to go reach other possibility to develop your work. And the third thing is that Be International develop projects which are really topic-based, and the topics that are developed for this project this year and the 2 previous years are really important for the wider understanding of what is your work.
So work in specific venues, it's really a huge trend now, economically, artistically, socially wise. Go site specific, go with communities, and it's what you can gain from being part of the international project. And another thing also, video, camera, all that is of course a huge trend all over the world, and if you have those skills you will grow your career incredibly. Consiglio vivamente di candidarsi per partecipare a questo progetto, in quanto è una bellissima opportunità per andare a lavorare in dei contesti professionali e professionalizzanti con la collaborazione di artisti di grande spessore, integrandosi anche in progettualità del territorio. Quello che amo di più è questo network di strutture che collaborano ad alto livello, con un grande lavoro di collaborazione, di condivisione, di intenti e anche diciamo, la grande apertura verso i giovani artisti e la possibilità che gli si dà di lavorare delle strutture di ampio respiro, quindi sì. Be International is not a formal, like officially formal project. It's really more as a community of very enthusiastic organizers, very enthusiastic artists, people who are really willing to promote, to help, to support the theme. So young artists and the international context. So it's not the project where only formal things are working. So we are really we are here. I mean, to use the word family, it's maybe too much, but it's that direction. So it's really fine that Mara with the others, with her colleagues, created or we're able to create such a condition, like we really feel very comfortable in sharing opinions in not only a formal way. Yeah. La cosa più bella di Be International, secondo me, è la capacità di tenere sempre vivo e aperto un dialogo e un confronto. All'interno di una struttura ogni partner è libero di proporre le modalità sue con cui declinare il progetto e questo lo rende sempre molto vivo e in continua evoluzione. E poi è molto bella la relazione che c'è tra i partner, di grande affinità, rispetto, scambio, momenti conviviali che diventano anche occasioni per generare nuovi spunti e nuove idee.